Cari amici, bentrovati. Oggi dagli schermi di TVBN parliamo di processione dei misteri. Siamo ormai è imminente la Quaresima, già questo è per la città di Trapani, diciamo, sarebbe stato un periodo molto caldo, però anche per quest'anno si prevede appunto la sospensione, così come è avvenuto l'anno scorso, dei riti della Settimana Santa. Ecco, lasciando un po' i trapanesi con l'amaro in bocca, perché la processione dei misteri e i riti della Settimana Santa sono così sentiti dai trapanesi che ovviamente la loro sospensione un attimino ci amareggia. Però alla fine dobbiamo mettere sempre come priorità la nostra salute per questo periodo storico così particolare che stiamo vivendo, legata appunto alla pandemia e all'emergenza sanitaria del Covid-19. E allora io, prima di iniziare di presentarvi gli ospiti che ho con me, che sono due personalità che fanno parte dei misteri molto competenti, volevo ringraziare tutti quelli che seguono con assiduità i programmi di TVBN, sia per quanto riguarda la pagina Facebook, per quanto riguarda il canale YouTube che sta crescendo di giorno in giorno e per quanto riguarda anche il sito internet che invito a visitare tvbnweb.it. Allora vi presento questi due amici e questi due personalità della processione dei misteri. Abbiamo Massimiliano Galuppo e dei Salve. metallurgici ed Emanuele Barbara, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e capoconsole del simulacro La Dolorata. Allora, questo per noi, cari amici, sarebbe stato, come dire, un momento di caldo. Cominciavano nel mese di gennaio, dopo le feste di Natale, cominciano sempre tradizionalmente le attività intense legate appunto all'organizzazione della Settimana Santa. Ecco, volevo sapere da voi, prima lo dico a Massimiliano e poi passo la parola ad Emanuele, come state vivendo questo tempo, pur consapevoli del fatto che con molta probabilità ancora non c'è nulla di ufficiale, ma con molta probabilità anche per quest'anno i riti della Settimana Santa saranno sospesi. Massimiliano. Sì, vabbè, intanto io mi associo insomma alle tue parole, nel senso che veramente è un contesto che dispiace il fatto di non poter nuovamente fare la processione a misteri, non è ufficiale, ma sostanzialmente è ufficioso. Però è chiaro che in un momento come questo tutto viene messo in secondo piano, perché dinanzi alla priorità Covid è chiaro che tutto è secondario. Che dire? Praticamente diciamo, siamo a fine gennaio, siamo a febbraio, neanche sempre il periodo normale, effettivamente in questo periodo ci sono già state le prime riunioni, le prime attese, ci sarebbero state già i calendari delle scindute, probabilmente si sarebbe parlato di itinerario, si sarebbe parlato di come proprio dell'aspetto organizzativo della processione, si sarebbero già fatte le riunioni delle maestranze. Invece, come dire, viviamo in questo momento di silenzio. E speriamo insomma che possa essere anche un silenzio proficuo che possa portare anche come dire, una sorta di miglioramento alla processione, in questo momento anche di intimità che stiamo vivendo ognuno di noi nei confronti della processione. E speriamo insomma che per il 2022, anche se il mio amico Emanuele già più volte si è espresso con dubbi per il 2000, anche per il 2022, di poter tornare tra le strade della nostra amata Trapani con la processione. Emanuele, io faccio anche a te la stessa domanda: come stai vivendo questo periodo che per noi e per i trapanesi è un po', come dire, viviamo questo periodo nello sconforto, il fatto di non poter condividere le emozioni legate ai riti della Settimana Santa un po' ovviamente ci amareggia. Tu come stai vivendo questo periodo e come vivrai anche strada facendo i giorni che poi si avvicineranno alla Settimana Santa? Parlare di come vivere questo periodo, dico, non devo io sicuramente insegnarlo a voi, perché siete due amici con il quale condivido
in modo più, come posso dire, attento in questo particolare periodo dell'anno solitamente. E quindi anche la mancanza di certi affetti, dell'amicizia, della stima della gente, persino a volte le discussioni vengono a mancare in questo momento, insomma, che è un po' per noi un passatempo, chiamiamolo così, il discutere non necessariamente di cose assolutamente cattive, ma anche discutere di quelle cose che possono essere progetti, idee, pensieri e tutto quello che si può fare. Non è assolutamente un momento facile. Io vedo questa città in questo momento, anche da residente del centro storico, oltre che vuota per quelle che sono chiaramente le disposizioni e le norme di legge in questo momento, l'avverto monca, proprio come se a questa città, o per chi come me, come voi, sente questo evento dei riti della Settimana Santa, per il suo anche significato autentico, è monca, come se gli mancasse qualcosa. Io la vedo, oltre che spenta, proprio monca. E questa è una cosa che mi dispiace. Ma nello stesso tempo vivo nella speranza che veramente tutti i trapanesi possano capire, oltre quello che già apprendono nei sentimenti, quanto sia importante per la nostra città diciamo, questi riti della Settimana Santa. A me, cari amici, la cosa che mi sorprende un po' di questo periodo, che effettivamente sento troppo silenzio, scusate il gioco di parole, ma sento troppo silenzio attorno alle bare. E questo, diciamo, mi sorprende perché effettivamente, noi lo sappiamo benissimo, di silenzio ce n'è sempre stato poco attorno ai misteri, attorno alla Settimana Santa e attorno alla stessa processione. Io peraltro l'ho definite, le ultime processioni che abbiamo fatto le ho definite addirittura caotiche, però adesso mi preoccupo del fatto che attorno appunto alla nostra Settimana Santa c'è questo silenzio assoluto. Sembra, ecco, mi voglio riallacciare a quello di cui parla Emanuele. Mi dispiacerebbe se la città o i cittadini trapanesi non avrebbero quella stizza d'orgoglio di continuare comunque a parlarne, perché i misteri sono qualcosa che appartengono alla nostra identità e sono la nostra identità, perché ognuno di noi che guarda la processione si rispecchia in quelle scene di passione, perché in quelle scene di passione si rivedono le nostre passioni della vita quotidiana. Quindi io mi auguro che davvero questa pandemia, questa emergenza sanitaria, non dia il colpo di grazia alle tradizioni che già di per sé sono un pochino, come dire, prese dall'indifferenza generale. Massimiliano. Ma su questo argomento ci siamo confrontati più volte. Io sono un po' più fiducioso rispetto a te, onestamente. Io sono convinto che insomma, è difficile sradicare i trapanesi dalla processione, benché si parli ogni tanto di disegnamolamento della città, si parla come dire, di una città che si è allontanata. Però, insomma, se noi andiamo a vedere poi il giorno della processione, tutto sommato la Trapani si riversa, i giovani si avvicinano. Io porto insomma l'esperienza anche di mia figlia, magari sì, chiaramente vive nel contesto con me, però insomma anche lei è molto legata alla processione. Per cui io diciamo, ho la speranza che invece questo momento possa servire per un momento di crescita, per un momento anche di introspezione finalizzato a un miglioramento della processione. Emanuele, a te la parola. Certo, quello chiaramente, come dice Massimo, la parte, diciamo, propositiva bisogna sempre guardarla. Magari io, diciamo, che sono un leopardiano di mio, sono un po' più scettico nel vedere le cose positive, per quanto sia sicuramente un lottatore con i suoi ideali che cerca di migliorarle. Ma non è detto che laddove io metto del mio sia tutto corretto, sia tutto bello. Magari lo è per me, può non esserne per l'altro. L'unica cosa che mi auguro è che ancora prima della città a renderci conto di quanto sia non solo importante,
per noi, ma per quanto sia importante trasmettere agli altri, a volte motivo per cui la gente si è anche un po' distaccata da questi riti della Settimana Santa, comprendere il senso di quello che veramente vogliamo e dobbiamo fare. Che questo sia un trampolino di lancio per migliorarci. Non dico che non si è fatto niente, non dico che si è peggiorato, non dico che non lo so, dico, voglio solo restare sul vago, ma che sia un trampolino di lancio affinché almeno tra di noi ci sia un modo per ripartire nel modo più corretto. Ecco, spero che questo tempo, che come diceva Massimo, io purtroppo non sono un virologo, però da quello che vivo anche in base alla mia professione, credo che non sarà purtroppo l'unico anno che ancora questi riti resteranno fermi, dettato da semplici fattori. Ma nello stesso tempo mi auguro vivamente che invece mi possa sbagliare. Nella speranza che io mi possa sbagliare, già dal 2022 possiamo riattivarci e simpaticamente riabbracciarci in questi riti della Settimana Santa Travanese. Io l'anno scorso, quando poi si è saputo che la Settimana Santa, i riti della Settimana Santa venivano sospesi per quella pandemia che poi a un certo punto, proprio a cavallo all'inizio delle Scennute, si è cominciata a sviluppare e quindi giustamente i riti sono stati sospesi, allora vidi la cosa molto positiva perché pensai tra me e me che poteva essere finalmente l'occasione questa di una sosta della processione per, come dire, resettare un attimino, tutto l'ambiente con una sinergia fatta dagli organi competenti che, ovviamente costituiscono la Settimana Santa e che lavorano per la Settimana Santa. Io però, ahimè, da quella sosta e poi a quest'altra di quest'anno 2021 che è entrato e con i presupposti che tutti sappiamo, io non ho assolutamente visto né tavoli tecnici né anche parliamo di riunioni anche seguendo le norme anti-Covid, ci mancherebbe altro, però si potevano cominciare a fare delle riunioni per capire se era giusto ricominciare con un itinerario unico e stabile, se ne parla da tantissimo tempo, per dare per esempio una forma alle scennute che sia una forma che dia un attimino una dimensione e una certa importanza uguale, quantomeno uguale importanza a tutti i gruppi, visto che ultimamente tantissimi gruppi ne hanno fatto richiesta. Ecco, diciamo del materiale ce n'era da parlare. Però vedo, ho visto, ho notato solamente silenzio. Anzi, ho visto pure che le cose per certi versi sono pure peggiorate, perché c'è chi ancora si diverte a fomentare odio, tensione all'interno della grande famiglia della processione dei misteri, cosa che ovviamente dispiace dire, ma soprattutto dispiace in relazione ai cittadini giapponesi che invece meritano una diversa considerazione anche da noi addetti ai lavori. Questo è il mio pensiero in linea generale. Massimiliano, tu questa sosta quello che dico in funzione a questa sosta che si sarebbe dovuto fare qualche cosa in più, come la pensi? A livello di dibattiti, tavoli tecnici. Sì, sai, effettivamente si poteva cogliere questa opportunità per poter ragionare. Fondamentalmente ancora il tempo ci sarebbe. Certo, il Covid non ha aiutato, perché è chiaro che una situazione in cui ci siamo trovati in zona rossa, in zona gialla, in zona arancione, mascherine, distanziamento sociale, questo obiettivamente non ha aiutato. Dovremmo un pochettino, ci si può aiutare con la tecnologia come stiamo facendo noi adesso. Però è pure vero, insomma, che dinanzi a un'emergenza Massimiliano, come ci sta. scusami, Scusa. anche che non tutte le maestranze sono pronte alla Va tecnologia bene, però moderna. voglio dire, ormai è vero pure quello che dice Emanuele, che non tutti forse sono pronti ad avere questi mezzi come stiamo facendo in questo momento noi, però è pur vero che ormai sono davvero pochi quelli che non hanno più questi mezzi. Diciamo che se si voleva, sì,
sì, sarebbe Sì. potuto fare qualcosa del genere. Sì, dico, ma Manca fondamentalmente. la volontà, secondo me manca la volontà e mancano soprattutto gli argomenti. Sì, ma dico, fondamentalmente, dico, in proiezione 2022 saremmo ancora in tempo per poterlo fare. Certo, c'è stata Non è inerzia, mai troppo tardi, ovviamente non è mai troppo tardi. è inutile dirlo, però diciamo. Nulla è perso, ecco. Abbiamo ancora la possibilità di poterlo fare, volendo. Io me lo Forse in auguro, proiezione Emanuele. 2022, diceva Massimo, in proiezione 2022 dobbiamo avere anche la pazienza di aspettare perché siamo all'imminenza di un cambiamento del vertice. Quest'anno verrà portato a compimento il terzo mandato, cioè il terzo mandato, il terzo anno che E prevede difatti un di questo, mandato. Emanuele, ne volevo parlare proprio nel punto successivo. E però Ok. finisci pure. Dico, come diceva Massimo, certamente si può iniziare a parlare del 2022, però onestamente secondo me ormai bisognerebbe vedere quello che succederà nel prossimo giugno, se non sbaglio male, quando sarà, diciamo, richiesto il cambio, comunque ci saranno le elezioni dei vertici nuovamente dell'Unione. Certamente da lì ci sarebbe veramente tanto da fare, al di là di quelle che sono le restrizioni, al di là dei decreti nazionali, al di là di tutto, dico, anche a singoli, diciamo, gruppi, anche a poche persone alla volta, ma anche in web, in qualsiasi modo, sarebbe corretto iniziare a lavorare, perché dico, non vorrei avere sempre quella ferma sensazione negli ultimi, credo, 20 anni, seppure sono giovane, che l'Unione sia semplicemente uno stilatore di un itinerario e un elargitore di quelle poche risorse che vengono, diciamo, date, da parte degli enti pubblici. Ecco, forse l'itinerario proprio sarebbe, forse proprio l'itinerario sarebbe quello che ormai, perché un po' tutti ci auspichiamo un itinerario unico che non cambi più, insomma, ci avevamo anche tentato qualche decennio fa ormai, ma poi insomma è pure saltata anche Diciamo che perché c'è questa dualità. anni, tu lo sai che sono anch'io un promotore e per cercare anche di accontentare più versanti della città, io addirittura ne ero, tra virgolette, promotore, ma proprio per cercare di fare qualcosa rispetto agli altri anni, che invece è un cambiamento continuo, anche due itinerari, che sia uno dell'anno pari e uno dell'anno dispari, accontentando anche due diverse zone della nostra città, ecco, in questo senso. Anche se sono sempre dell'opinione, come voi sapete, voi la pensate perfettamente come me, che non devono essere i misteri ad andare incontro alla gente, ma deve essere la gente ad Certo. andare certamente incontro alla processione, su quello non vi è dubbio. Poi il discorso, dico, possiamo aprire un dibattito, via Fardella sì, via Fardella no, sapete bene che io da appassionato dei misteri li amo più in centro storico, ma sarebbe ridicolo non pensarla un po' come la pensa Massimo, come Nino, come tanti altri, vedere la via Fardella come una via importante oggi per la crescita della città, dove la gente chiaramente ha una maggiore opportunità di viversela in modo diverso, dettato da tanti fattori, il parcheggio, il movimento, cioè è tutta una serie di cose. Quindi Anche di attaccamento, perché ormai sì. il trapanese, diciamo, non, il trapanese del venerdì sera, del venerdì santo, e ti assicuro che la maggior parte è legato alla via Fardella, perché la via Fardella si fa ormai dalla fine degli anni 40, per cui io riporto sempre l'esempio che mio papà era meccanico, finivamo di lavorare alle 8, per noi misteriamo solo in via Fardella. Ecco. Parlo del Ma lo trapanese. sai, non ho mai discusso. Io ti ho detto da appassionato della processione, io amo la processione nel pieno centro. Ma è inevitabile che oggi, perché io l'ho conosciuta anche io, sempre lì, e sai benissimo che papà mio aveva un bar sulla via Fardella. Quindi, per me, la via Fardella fa Come parte della nostra identità, della nostra storia. Perché a 40 anni me li ricordo sempre in via Fardella. Quindi, non c'è dubbio su questo. no? Pure perché, vista l'espansione urbanistica della città di Trapani, a parte l'affetto dei giapponesi per la via Fardella, che condivido con Massimiliano quello che ha detto, c'è anche un discorso di espansione urbanistica della città. Oggi la via Fardella potrebbe essere considerata a pieno titolo, e non lo dice Nino Barone, lo dicono anche gli storici, centro storico. Cioè, anche la via Fardella oggi, vista l'espansione della città verso est,
La via Fardella rappresenta anche un po' il centro storico. Comunque, il dibattito di oggi non era basato proprio sull'itinerario, ma poteva essere l'itinerario l'oggetto che in questo momento di sosta di cui discutere, proprio in questo momento in cui la processione e i riti della Settimana Santa, ecco, vengono sospesi. Emanuele mi ha lanciato un assist poco fa, ha parlato appunto di Unione Maestranze, Presidenza, che ovviamente Giuseppe Lantillo ha a fine mandato, quindi a giugno, maggio-giugno, solitamente sono questi mesi in cui avvengono le elezioni. A proposito di elezioni, quindi parliamo di futuro, lasciamo ormai, diciamo, archiviamo la Settimana Santa del 2022 e proiettiamoci. Del 2021 e 21. proiettiamoci a quella del 2022. Quella del 2022, sempre se si farà, perché come dice Emanuele, non è che è semplice come raggiungere l'immunità di gregge così in un batter d'occhio. Ci vuole tempo e molto tempo. Già nel primo mese sono stati vaccinati 1.700.000 italiani, solo 500.000 hanno ha avuto la seconda dose di vaccino, Compreso me. quindi ecco, compreso te, io sono pure un operatore sanitario e dovevo fare il vaccino, ma aspettiamo i vaccini perché sono finiti e quindi si spera che nel 2022, se si raggiunge questa immunità di gregge attraverso il vaccino, la processione il rito della Settimana Santa si possano rinnovare. Però l'assist qual era? Presidenza dell'Unione Maestranze. Ora, chi potrebbe, alla luce di quello che noi abbiamo oggi, chi potrebbe sostituire Lantillo in questa avventura con la speranza che, come dice Emanuele, si guardi al futuro con un'altra ottica? Massimiliano. Ma non è semplice dare una risposta del genere, obiettivamente Nino. A parte che appunto non abbiamo avuto neanche sentore di quelli che sono i movimenti preelettorali, che già ecco, in un periodo come questo ci sarebbero stati. Io voglio dire una cosa, Lantillo è stato per certi versi sfortunato, perché sostanzialmente lui ha fatto soltanto una processione, quindi non abbiamo neanche avuto la possibilità di poter capire quale sarebbe stato il suo programma nel triennio. Ecco. Quindi questa è una doverosa premessa che secondo me è pure giusto farla e riconoscerla. Dopodiché, chi sarà il prossimo presidente, come diceva bene Emanuele, avrà questo, secondo me, questo punto di vantaggio, cioè sfruttare questo momento di inerzia per ripartire e rigettare delle basi solide per il futuro. Emanuele, ci vorrebbe l'uomo giusto al punto giusto e nel momento Questa giusto. è una grande parola che temo rimanga solo tale, perché passare ai fatti dalle parole, insomma, c'è sempre un po' di distacco. Pensare a chi possa essere domani è difficile, perché magari per chi ci ascolta e non sa, sarebbe bene chiarire subito un aspetto: chi può gestire l'Unione Maestranze? L'Unione Entrambi Maestranze. sareste candidabili, entrambi voi due sareste candidabili. Ti ringrazio per È questa così, fruttuosa fantasia, Massimo. entrambi siete due potenziali candidati. Il problema è che non solo sarebbe un momento di poter guardare ad un, tra virgolette, cambiamento senza sminuire da quello che è stato, ma di sorbirsi sicuramente tante, tante grandi responsabilità che magari non è il caso di parlarne oggi qui perché l'argomento non tratta quello. Però, come vi dicevo, dico, è giusto intanto precisare che far chiarezza che chi può essere eletto all'interno di un consiglio di amministrazione delle Unione Maestranze, per statuto possono essere i capi consoli, in determinati casi i vice, oppure il consiglio direttivo uscente dell'Unione automaticamente ricandidabile. Noi conosciamo bene chi siamo, tra virgolette, a capo, appunto, i capi consoli di ogni singolo gruppo. E se ci guardiamo un po' in faccia conoscendoci, sono pochi quelli che non è che non sono preparati o pronti a farlo, ma che non hanno forse neanche la volontà, peggio
per impegni, per tanti altri fattori. Quindi individuare chi possa essere il futuro effettivamente è difficile. Non dico che è dispiaciuto di questo, ma mi lascia pensare che ci rivedremo e ci ritroveremo nuovamente, magari Certo. con persone che abbiamo già visto nel passato. Non perché non diano solo spazio, probabilmente, ma perché effettivamente non c'è nessuno che poi alla fine ha il coraggio di mettersi in gioco e di provare veramente questa nuova esperienza. Quello è una cosa sicuramente non finta, insomma, è la verità di quello che sicuramente andremo a vivere. Una cosa che credo, come dice Massimo, per Pepe Landillo è una persona sicuramente in gamba e preparata, è stato veramente tanto tanto sfortunato, perché per un presidente che fa 3 anni non poterne portare a compimento due non è una cosa facile, al di là di quelle che poi sono state le cose che sono accadute e tutto quello che c'è dietro. Però credo o sentorio, poi non lo so, magari mi sbaglio, questo non voglio dire niente, che anche lui giunge al termine della sua esperienza. Non credo che Peppe, anche se non ha parlato, abbia questa volontà di ripetere un mandato. Però dico, per carità, potrei anche sbagliarmi e potrebbe invece continuare questa esperienza, provarci e vedere come andrà. Quindi parlare di futuro della presidenza dell'Unione in questo momento, per noi che conosciamo come funzionano determinate dinamiche, è veramente, veramente complicato, anche se dentro di me ho già delle risposte, ad essere sincero. Sì, Giuseppe Landillo, io mi associo a quanto diciamo, avete detto su Giuseppe Landillo, un presidente che certamente è stato sfortunato perché è capitato in un periodo storico davvero incredibile, incredibile, e non poter dare quello che magari in cuor suo avrebbe voluto dare, esprimere, un po' questo lo rende appunto, oltre che sfortunato, anche un po', come dire, a metà, un presidente a metà, che non è riuscito ad esprimere quanto invece lui avrebbe potuto effettivamente dare. Noi ovviamente auspichiamo che la figura che si andrà a scegliere sia frutto di una come dire, di una sinergia tra i gruppi, proprio per evitare di spezzare sempre in due la processione e di creare sempre due fazioni che si fanno dispetti a vicenda, perché poi no, c'è sempre il discorso che tra le due fazioni non scorre buon sangue, ci sono i fedelissimi di uno e i fedelissimi dell'altro. Questa è una cosa che non si può. Io, guarda, Emanuele, faccio mie alcune tue rivelazioni che secondo me sono state importanti, e ogni volta che ci penso ti cito, perché alla fine tu una volta mi dicesti: il presidente dell'Unione Maestranze dovrebbe essere tirato a sorte. Così ognuno deve accettare il verdetto, perché la sorte, cioè Dio che ci dà, quando gli uomini di fede ragionano attraverso la fede, tirando a sorte, è Dio che spinge ad avere quel presidente. Io sono d'accordo con te, perché questa, come dire, questa regola, Qualità. ecco, questa regola dello statuto e delle elezioni, e poi ti permette di fare la campagna elettorale, ognuno va alla ricerca dei voti, cioè Critica diventa, ecco, sociale. come Ecco, diventa come fanno in politica. Io in realtà, per lo scopo della processione, per ciò che noi celebriamo, io faccio mie le tue parole, quelle che mi dicesti. Per me il presidente, sono d'accordo con te, Emanuele, dovrebbe essere tirato a sorte. Quindi tra i cambiamenti dello statuto io farei pure questo. Ma Quindi anche un'altra soluzione potrebbe esserci: per l'assunzione di responsabilità e senso di responsabilità tra i soci, i mandati potrebbero essere appunto tramandati ogni 3 anni, se necessario, ogni anno a giro tra i soci. Un anno il capoconsole del primo gruppo, un anno il capoconsole del secondo gruppo, un anno il capoconsole del terzo, ovviamente lasciando loro la facoltà
di accettare o meno l'incarico, ma si scenderebbe gradualmente di gruppo in gruppo. Non so se rendo l'idea. Se Sì. il ceto dell'addolorata non accetta l'incarico, in questo senso, perché è il momento del suo mandato, si andrebbe oltre con quello che viene dopo. Ok, non so se rendo l'idea. Anche questa è una sorta di, diciamo, come posso dire, di democrazia associativa senza bisogno che ci sia tutto quel schema politico associativo che poi si fa. Esatto, è Cioè, questo che. non è che io critico questo sistema, è che No, allora, invece è stupido così. questo è quello che abbiamo ereditato e lo abbiamo accettato finora, però stiamo discutendo del fatto che comunque ci possono essere altre strategie, altre soluzioni per snellire anche tutte Allora, queste ripetiamo, pratiche. se un giorno diventassimo presidente dell'Unione, cambiamo questa regola. Esatto. Massimiliano, tu a tal proposito come la pensi? Sì, no, bene, bene, male come vuoi. Dico, poi magari chi ci sta ascoltando adesso dentro questi meccanismi possibilmente non c'è dentro, però effettivamente è così, nel senso che per quella che è la realtà nostra associativa, per quello che sono i limiti sulla scelta dei candidati, forse una estrazione a sorte o una donazione potrebbe sicuramente essere motivo di, come dire, di minori liti e possibilmente anche Esatto. essere più propositivi nel riuscire a programmare. Esatto, quindi in questo diciamo che siamo d'accordo. Allora, stiamo per sco è scoccata la mezz'ora della trasmissione, siamo in chiusura. Io volevo solamente accennare alle scennute che comunque vengono prima della Settimana Santa, sono le tradizionali scennute quaresimali. Si fanno o non si fanno? Si possono fare solamente delle scennute limitate solamente ad una messa e basta, oppure non si faranno complete, non ci sarà nessun appuntamento legato ai venerdì di Quaresima. Questa volta faccio parlare prima Emanuele. Guarda, io non sono molto aggiornato, so per sentito, chiaramente anche in base alle difficoltà legate sempre alla questione di non poter avere contatti diretti con il Consiglio, con il Presidente dell'Unione, che ci sono stati sicuramente degli incontri che non dipendono solo dall'Unione, ma bensì dall'aspetto ecclesiale che è appunto il Vescovo. Quello che si è detto e cosa si è deciso, credo che ancora non è stato del tutto definito. La mia riflessione personale, affettiva anche, diciamo, sotto il punto di vista affettivo, è che mi sembrerebbe assurdo non fare totalmente niente quando invece c'è una regolarità delle celebrazioni eucaristiche, così come ovviamente per loro previste delle restrizioni, quale il distanziamento, quale le mascherine e tutto quello che ne conviene. Capisco che il rito della scennuta ha una certa importanza, ma noi sappiamo bene che anche quel rito della scennuta, senza l'aspetto musicale a cui i trapanesi sono comunque legati, diciamo, avrebbe una risonanza purtroppo, perché dovrebbe essere alla base di tutto, ma non lo è, ha una risonanza inferiore, nel senso non per sminuire, ma la celebrazione, la partecipazione alla celebrazione rispetto a una piazza dove c'è quell'aspetto musicale è decisamente inferiore di solito. Quindi si potrebbe, secondo me, sarebbe giusto, così come si celebrano le messe, celebrare i riti diciamo, delle scennute. Però quello io non sono nessuno, mi adeguerò a quelle che saranno le decisioni che poi prenderanno in modo sicuramente razionale gli organi competenti. Immagino che non dipenda solo dal vescovo, così come possa dipendere dall'autorizzazione della prefettura. Io questo non lo so. Ma parliamo di una celebrazione eucaristica, così come la Certo, domenica mattina in una chiesa certo. qualunque. Massimiliano. Sì, in linea di massima condivido quello che dice Emanuele, le celebrazioni eucaristiche si celebrano serenamente, ma aggiungo un'altra cosa, le maestranze sono state chiamate nel mese di dicembre a fare dei momenti di preghiera, dei momenti anche officiati da Alberto Genovese, in cui tutte le maestranze hanno partecipato nel periodo di avvento in preparazione al Natale. Sono state fatte regolarmente, mantenendo il distanziamento sociale, quindi diciamo la possibilità di poter raccogliere il popolo dei misteri per poter effettuare delle celebrazioni, dei momenti di riflessione proprio in quel contesto, dico, sono già state fatte. Quindi diciamo, la scimmia tecnicamente potrebbe sicuramente essere fatta, come dice Emanuele, chiaramente senza le bande, anche perché non sarebbe possibile
Diciamo Nessuno se che poi è ricorda. la banda che porta veramente la vera aggregazione di popolo, e quello poi è ovviamente potrebbe essere pericoloso. Certo, ma Con io non lo so perché tristezza. all'aspetto anche dell'aspetto della tradizione popolare, quindi non è una cosa che si può negare. Questo non è che vuole far venire meno l'aspetto importante, il più importante che è la celebrazione, ma i trapanesi non sono legati solo alla celebrazione di per sé, sono legati ai gruppi, a quello che i gruppi rappresentano e inevitabilmente a quelle nenie che sono simboliche per la nostra città. Sì, anche perché diciamo, parliamo di Settimana Santa, ma la realtà è che per il popolo dei misteri, i misteri iniziano con la Quaresima, ecco, proprio con i venerdì di Quaresima. E, per cui, insomma, si potrebbe anche studiare delle soluzioni, anche per una volta possibilmente anche un po' più democratiche, un po' aperte a tutti i gruppi, anche una manifestazione più sobria. Magari evitare addobbi, l'addobbo, evitare di mettere argento, no, ma una cosa un po' più sobria, anche un faretto puntato sui gruppi che stanno facendo la scenduta e poi semplicemente la messa per celebrare il Venerdì Doloroso. Certo, sono d'accordo, diciamo, con entrambi, perché l'elemento musicale è senza alcun dubbio, diciamo, di una certa rilevanza, però è quello che in questo momento di pandemia rischia di aggregare più popolo, e quindi non ce lo possiamo permettere, e non se lo possono permettere ovviamente neanche le autorità di poter fare. Però, come dice Massimiliano, una semplice messa con qualche accorgimento, che può essere anche spostare il gruppo che scende di 1 metro dalla nicchia e illuminarlo un attimino, per così, solo per dare l'idea della scenduta, potrebbe essere un'idea, seguendo ovviamente le norme anti-Covid con il distanziamento sociale. Ricordo che una sera il rettore del Purgatorio disse che fino a 50 persone, seguendo, diciamo, il giusto distanziamento sociale all'interno della chiesa del Purgatorio, possono tranquillamente entrarci. Quindi io Sono credo che 60. anche 60, quindi io credo che le soluzioni per far vivere un momento sentito, che peraltro le maestranze chiedono, quindi non è che stanno chiedendo, chiedono proprio di farlo. Quindi secondo me si potrebbe fare. Allora, cari amici, io vi ringrazio molto della vostra disponibilità, di questa bellissima conversazione che è durata poco meno di 40 minuti. Abbiamo, come vedete, parlato di tre argomenti fondamentali, però abbiamo riempito, perché ognuno di noi poi ci mette del suo, la propria idea, le proprie visioni di processione, di Settimana Santa, e questo è il bello del confronto. Quindi diciamo che carne sul braciere ce n'è abbastanza. Io mi auguro, non è mai troppo tardi, che questi momenti di sosta possano davvero portare ad aprire dei tavoli tecnici, delle riunioni anche virtuali, come questa che stiamo facendo noi, per discutere sul futuro di questa processione. Vi ringrazio nuovamente, ringrazio quanti seguono le trasmissioni di TVBN, che sono sempre più numerose, li ringrazio sentitamente, e seguite la pagina Facebook TVBN, il canale YouTube e anche il nostro sito internet. Ciao ciao!